Eccolo lì, sì, difatti. È colpa della freccia, perché mi indica indietro? Pensavo fossi mia amica. Non lo sono. Mi hai mentito! Ti ho aiutato a spezzare la morsa di Xivuarat sulla riva. Ti ho portato all'ultima città. Ti ho fatto da guida. Taci. Se è quello che vuoi. Voglio la verità. Sono stata gentile con te perché volevo esserlo. Perché la verità fa male. Tu lo sai meglio di chiunque altro. Sempre intento a sfuggire alle voci sull'uomo che eri. Io non sono lui. Come fai a esserne sicuro? Se non sai nemmeno chi è. Se la verità è davvero ciò che vuoi, posa la mano su di me. Corvo, non farlo. Difatti. Ti prego. Visto? Persino il tuo spettro pensa sia meglio che tu resti all'oscuro. Subito. Tutto ciò che ho fatto, l'ho fatto per lei! Corvo, no. Non ti avvicinare. Cosa gli hai mostrato? Tutto. No, aspetta! L'hai ferito. Qualcuno doveva pur farlo. Meglio che sia stata un'amica. Ok, adesso parliamo noi. Vediamo un po' cosa ci dice. Amica. Non guardarmi in quel modo. Ti avevo detto che non puoi evitare l'inevitabile. In fondo il corvo voleva sapere. Avrebbe scoperto tutto comunque, a prescindere dai tabù dei guardiani. Dovresti ringraziarmi. Immagina se l'avesse saputo da qualcuno con cattive intenzioni. Che avrebbe dipinto diversamente la verità sulla sua morte, rivoltandolo contro di te. E il viaggiatore. Ma io non farei mai una cosa del genere. Siamo troppo simili, io e lui. Entrambi alla ricerca di uno scopo. Ora che il corvo ha trovato il suo in qualità di guardiano, lo comprende per quello che è realmente. Una seconda occasione. Secondo te, coloro che volevano tenerlo all'oscuro, volevano proteggere il corvo da se stesso? O volevano proteggere se stessi dal corvo? Adoro le nostre conversazioni. Sì, sono illuminanti, però andiamo a parlare anche con lui. Mara non dice niente. Ti piace sta palla? Sono 3 settimane che stai guardando sta cosa. Vabbè, andiamo. Sei finito. Eccolo qua, vediamo. Uldrensov, principe insonne, fratello della regina. Assassino. Ora conosco l'uomo che ero. E tu. Tu. Mi spiace. Hai fatto ciò che dovevi. Forse neanch'io me lo sarei detto. Le visioni di Savatun erano come un sogno a occhi aperti. Sentivo il calore delle fiamme, il sapore del sangue. Ho visto tutto ciò che ha fatto coi suoi occhi. Avete paura di chi ero? Che lui possa in qualche modo riemergere? Anch'io. Quindi ho chiesto a Ikora di assegnarmi a un altro incarico, in cui possa essere sicuro che le mie scelte sono solo mie. Di Amara
Dille quello che vuoi. Noi ci rivedremo quando me la sentirò. Allora. Vabbè, niente, ha ricordato chi era, l'ha presa bene anche il fatto che l'abbiamo ucciso.